Bella a tutti i lupacchiotti, chi vi parla è il vostro Leo The Wolf e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere siamo qua su di nuovo su Painkiller Overdose perché durante il montaggio dei video mi è sorto un piccolo problema, ovvero proprio il video, cioè il gameplay che avevo registrato proprio su questo livello, ovvero duello aereo. Si era danneggiato, ovvero se non aveva montato un punto del video e non aveva nemmeno montato la parte finale. Quindi ho deciso di registrarlo di nuovo così per concludere questa fantastica serie che sabato pomeriggio si sarebbe dovuto concludere proprio con l'ultima puntata, ma purtroppo ho avuto questo piccolo problema. E vi chiedo scusa per questo piccolo disguido. E come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, a passare sui miei profili social. E a vedere anche le mie altre serie, sia quelle vecchie sia quelle nuove che fra poco porterò. Comunque, iniziamo questo livello. E nel mentre voglio parlare di uno dei video che voglio portare in futuro. Come già detto tempo fa, porterò su questo canale un video in cui di due fumetti, di due testate fumettistiche. Ok, e così ora dovrei riuscire a raggiungere quel cavolo di aeroporto lassù senza le mie ali! Certo, come no! E magari se mangio fiori scorreggio profumo! Bellissima come inizia sempre questo livello. Magari che qui da pezzo Come anche! stavo dicendo, cercherò in questi giorni, soprattutto sotto Natale, di iniziare questa serie su queste due testate fumettistiche e spero che possa donarvi la stessa passione che mi ha donato a me. Le mie chiappe da mezzo agile! Sanno di pollo! Quello anche quello che dicono, ovvero sanno di pollo. Non Un audio resistono 5 fuori, minuti. ma diciamo che siccome abito in un piccolo paesino alle pendici dell'Etna è normale sentire le persone che passano e disturbano nel vendere la propria merce. Diciamo che questo qui si è messo proprio sotto la mia finestra a fare
pubblicità proprio sotto la mia finestra, così. Comunque, come stavo dicendo, i prossimi video, oltre che porterò nel gameplay sul mio canale, porterò anche questa. Sì, dannato per sempre. Questa recensione si fa sempre sentire delle recensioni nel 2000, quasi nel 2020, ma questa è una recensione che era da tanto tempo che volevo fare. Il prossimo non sarà, diciamo, ai livelli del buon vecchio Yotobi, però cercherò di dare del mio meglio, e come ho detto sarà su due testate fumettistiche che sinceramente in pochi conoscono, ma che consiglio a molti di leggere. Intanto mi ricarico questo. Il prossimo, lo spawn dei nemici c'era. Oh, avanti, ma nell'ultima volta non mi ha spawnato tutti i nemici di colpo. Eccolo lì, in cima al mondo. Ok, Allai. Male. Non capisco perché quello di stare che si parte bene, tira proprio un muschio, non ti dà questi problemi, invece ci sono che non partono proprio. Siamo detti smetti la polvere di prendermi a colpi di corpo. Ma basta! Quello stava inciampando, stavo. Vediamo che non si è fatto male. Un attimo che arrivo, un attimo. Mannaia dei cinghiali, mannaia dei cinghiali. Non posso parlare, oh. Queste, non so perché queste cose mi ricordano troppo Wolfenstein, mai più questi regimi, quella fantasy, come queste leggende degli uomini straordinari, oppure non mi ricordo, però ce n'erano un bel po', questo tipo di cosa con i sorridi, con i dirigibili in questo modo. Devo stare sempre attento a questo ogni volta. Ok, ma questi non li avevo ucciso, che cazzo, scusate che
Ieri ho, diciamo, mangiato Il un po' prossimo. pesante, quindi ancora sto digerendo la cena di ieri sera e la colazione di stamattina. Maledetto. Affandici anche tu. Attenzione, vediamo. Ai ai! Oh, che santalora è la miseria! Il prossimo. Qua prima cosa mi prendo sta roba qua, la porta di quella miseria mi serve. Sorridi. Madonna che facciata che ha preso! Chi è che mi ha scritto? Ah, la tizia qui c'è. In cima al mondo! Con l'asa, no? Andiamo. Lupacchiotti, spero che questo ultimo, tra virgolette, video di Painkiller Overdose vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un commento e mi piace, a iscrivervi al mio canale, ad attivare le campanelle delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, e a passare sui miei profili social che trovate come sempre in descrizione. Vi informo anche che se non è fra poco, cioè stavo pensando stamattina di fare anche qualche altro video, però se non è stamattina è in questi giorni. E farò anche, come ti ho detto, come ho già detto prima nel video, questa recensione dove consiglierò a voi iscritti consiglierò a voi iscritti due serie fumettistiche che mi hanno molto appassionato e che sinceramente
sono molto belle da leggere oppure da regalare a qualche amico appassionato proprio di fumetti. E niente, lupacchiotti, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!